Ok, si è concluso da mezz'oretta circa l'evento Apple di questa notte. Cosa è successo? Poco. Sono stati presentati non uno, non due, ma ben tre nuovi processori, esattamente proprio come ci aspettavamo. M3, M3 Pro e M3 Max. E sono stati presentati anche tre Mac. MacBook Pro 14 pollici, MacBook Pro 16 pollici, sempre in accoppiata, ma va bene. E iMac. È tornato l'iMac. Non veniva aggiornato dall'aprile del 2021, finalmente è stato aggiornato, anche se con un nuovo sfondo, un nuovo chip, che raddoppia la potenza, perché M3 praticamente è solo due volte più potente, solo due volte più potente di M1. Praticamente iMac, togliamocelo subito, anzi, proprio partiamo da lui, anche se è stata l'ultima cosa presentata, ci hanno detto letteralmente, ok, ora passiamo all'iMac, è stato aggiornato con M3. Basta, stop, cioè, questo è stato l'evento, è durato mezz'ora, cioè, non... E io sto registrando questo video alle 2, sfigato. Apple ci ricorda che il miglior computer, only one, si può ordinare da ora e arriverà il 7 nelle case di chi lo ordina. Quindi questo è l'iMac. Cioè, basta, all'M3, punto, fine. E anche dei nuovi sfondi brutti. Delicatissimo. Mentre il MacBook Pro ha qualcosa in più, tipo un nuovo colore, Space Black. Io mi ricordo, ero entrato da poco nel mondo Apple nel 2020 e si diceva già di un nuovo MacBook in colorazione Space Black. Poi si chiamava, no, Mac Black, come quella di iPhone 7. Ok? Questa sera hanno presentato il nuovo MacBook Pro ed è un po' diverso perché abbiamo un MacBook Pro con M3, M3 Pro e M3 Max. Quindi arriva il processore base anche sul MacBook Pro più Pro, però solo sul modello A14. Questo un po' mi spiace perché mischiando un processore un po' meno potente con una batteria un po' più performante come quella del 16 pollici, se ne veniva fuori un bel... Probabilmente un 16 pollici uno non lo prende per lavorare con un semplice M3, mentre il 14 già ha più senso. 14 a partire da 2049 euro con M3. Quindi questo... Tanto invece lo Space Black come colore è disponibile solo con M3 Pro ed M3 Max. Ora andiamo a analizzare la potenza. Prima volevo parlare dei prodotti, lo so, sono strano. Ma alla fine l'M3 di partenza è simile all'M1. Ci sono dei dati? Ci sono dei dati? No, non ci sono dei dati. Anche questi ordinabili da stanotte e arrivano il 7. Quindi M3 solo sui MacBook Pro da 14 pollici. Argento e grigio siderale, M3 Pro ed M3 Max su 14 e 16 pollici, nero siderale, sì, Apple lo chiama nero siderale davvero, e argento. Penso che io, come persona che fa un po' di cose col Mac, anche abbastanza pesanti, penso che ad oggi passerei o al M3 un po' più potenziato o all'M3 Pro base, sempre sul MacBook Pro. Forse l'M3 Pro. Però tanta tanta roba, cioè hanno fatto una roba molto figa. Allora, M3 CPU base da 8 core, GPU 10 core fino a 24 GB di memoria unificata. Aspetta, aspetta, aspetta. M3 Pro CPU fino a 12 core, GPU fino a 18 core e fino a 36 GB di memoria unificata. Ora andiamo alla roba figa. M3 Max fino a 16 core di CPU, 40 core di GPU e direttamente dall'M1 Ultra del Mac Studio presentato, hanno detto 18 mesi fa, li hanno contati 128 giga di memoria unificata RAM. Come dice che scusate, io mi interrompo a caso, ma sono mezzo di notte, che palle. M3 è M3 base è 5 volte più potente di M1 solo di lui. Ah, tra l'altro stanno anche sfottendo con i grafici, che ora vi metto schermo perché non voglio rileggere, anche M1 Pro e M1 Max che fanno passare per cosine da pochino. Ah, cioè io in realtà non ho specificato una cosa importante per la cosa interessante di questi processori. Tecnologia 3 nanometri come A17 Pro, quindi dovrebbero essere più performanti con un consumo inferiore. Io sono molto curioso di questa cosa perché mi hanno proprio preso bene. Ah, e tanto hanno puntato anche sul gaming. Vorrei aprire una piccola parentesi. Tra l'altro, nella distrazione mi ero completamente dimenticato di parlare del ray tracing su M3. Comunque,
della parte grafica approfondendola, ma c'è il video di Giulio Brotini su YouTube sempre che parla di questa parte tecnica molto meglio di come lo potrei fare io al massimo delle facoltà cognitive, non a quest'ora. Quindi andate a vedere il suo video. Cioè, ero qua in editing e lo stavo guardando anch'io. Perché ora stanno uscendo anche tutti questi giochi per iPhone, cioè giochi da console su iPhone. Io sono la cosa più lontana da un gamer che possa esistere. Ma io sono dell'idea che il gamer medio non vada a spendere altri 1500 euro di telefono per dei giochi che ha già su una console. Secondo me Apple sta un po' cannando. Poi per il Mac, boh, dipende da cosa fa questo gamer. Però, boh, Apple vuole entrare di prepotenza nel mercato gaming. Non lo so, ho dei dubbi, poi non sono esperto e magari qualcuno mi dice no, non ha senso, Però, boh, non vedo Apple nelle condizioni di farlo. Poi Apple sta facendo molte scelte che non condivido, sia a livello gestionale che a livello estetico, che a livello tutto, quindi potrebbe anche fare una cosa del genere. Ho già alcune schermate di iOS 17, tastazione, sembrano uscite da Android, personalizzato da un cinese. Tra l'altro sì, mi rendo conto di non averne anche parlato di prezzi, ma quello rimane un mondo a parte. Sicuramente sono abbassati rispetto a un anno fa. L'unica cosa che ho trovato un po' strana è un aumento di tipo 400 euro dal MacBook M3, che praticamente è lui, ma nella, cioè il successore del MacBook Pro M1 e M2, ma nella scocca del 14 pollici, cioè come ho già detto, che alza tipo, che di base è 2,49, mentre è stato presentato a 1549,99, comunque un bel rialzo, e il resto prezzi simili a quelli degli Stati Uniti. L'unica cosa questa che non ho capito bene. Sono stato sveglio alle 2 di notte per vedere dei MacBook. Dai, hanno fatto l'evento solo per farci vedere il nero siderale.